In nome di Francesco. Molto un'analisi. Caro Cristiano, Luca pensa tutto, gli aggettivi. No, però ripeto, mi sembra un'analisi veramente centrata. Allora, invece c'è questo un altro messaggio che dice: l'espulsione del difensore cosentino è entrata a martella davanti alla panchina di Lucarelli. Sì. Lì con Zubias si andava a terra probabilmente. Allora, nell'intervallo mi ha telefonato il mio amico Francesco Claudini, il quale mi ha detto oggi non poteva essere allo stadio perché per un infortunio, per un problema di salute, che chiaramente gli auguriamo di risolvere in tempi rapidissimi, altrimenti lui c'è sempre, pioggia, neve, vento, eccetera. Mi ha detto, guarda che era da espellere, E Francesco è una persona equilibrata. Dice, perché entra con la gamba alta? Marco mi diceva più o meno la stessa cosa, Marco Crisostomi, che guardava la partita accanto a me. Io lì per lì avevo avuto l'impressione che fosse un fallo da giallo ocra. Ma da quello che mi dicono, e poi ho parlato anche con altre persone che hanno visto il fallo in TV, mi dicono che ci potessero essere gli estremi per il rosso. Ricordiamoci che eravamo alla fine del primo tempo. Certo. E poi se fosse stato estratto il rosso ai danni del belga marocchino Bultam, che tra l'altro oggi non ha brillato, in genere gioca meglio, ma è anche merito della Ternana averlo ingabbiato, noi avremmo affrontato la ripresa con minori ansie, con minori apprensioni. Certo. Allora, c'è Daniele Osceola Minutillo che dice: oggi abbiamo vinto perché sugli spalti c'ero io e i giocatori si sono spaventati. Mirko Brugnetta, che mancava che non c'era Dani, anche perché sì, non vive a Terni, no? Sì, non vive a Terni, infatti l'aveva annunciato ieri sera, no? Nel messaggio che ci aveva mandato. Mike Brugnetta scrive: magnifica vittoria, sapevo la squadra è viva, quando ci manca il nostro folletto, forza ragazzi, Terni vi stima. Marco Sordoni: vittoria fondamentale che permetterà di affrontare la trasferta di Como più serenamente. Oggi si è vista l'importanza di avere davanti un centravanti di peso come Donnarumma. Molto bene anche Palumbo e soprattutto Sorensen, che non ha sbagliato quasi nulla. Spero arrivi presto il rinnovo, perché sarebbe da folli perdere il difensore più forte che abbiamo. Ne parlava ieri Leone in conferenza stampa, e lui mi sembra Leone molto propenso, dipende credo più è da Leone dal giocatore, mi sembra, no? Dalla volontà. Sì, no, mi sembra che Leone si sia trovato bene. Piuttosto incline, sì, sì. Vincenzo Vaccari: nel prepartita, facendo gli auguri alle fere, ho detto che il Cosenza non era il Real Madrid, l'ha scritto proprio in un messaggio, e che c'era preoccupazione eccessiva, quindi grande impegno e vittoria. Si è ecco qua, l'ho perso tutto quanto. Vabbè, ho commesso un'ingenuità abbastanza evidente. Comunque, ecco qua. Si è vista l'importanza di avere questa, l'avevo letto, finalmente una squadra concreta che si è sacrificata per difendere il vantaggio e, perché no, anche fortunata in quelle loro palle pericolose, ora con la testa a Como. Quanto è stata importante quella parata di Lucarelli, di Iannarilli, determinante, perché eravamo al 12°, 13° della ripresa, una parata in controtempo splendida, tanto bella quanto importante, perché se lì il Cosenza avesse accorciato le distanze avremmo vissuto la mezz'ora finale sui carboni ardenti. Bravissimo Iannarilli. E per Alberto? Sì, decisiva anche per me, una grandissima parata, perché avrebbero riaperto la partita in controtempo, poi sì, in controtempo, sì, perché sì. Da lì là di testa poi è riuscito, ha avuto uno scatto di reni e è riuscito con la mano giusta a fare un grandissimo intervento. Poi ci ha pensato Celli dopo, perché loro hanno ricacciato a sbrogliare la matassa, a sbrogliare, e proprio ha fatto si è immolato sulla conclusione, quindi Iannarilli, lo diciamo spesso, noi lo diciamo, è stato decisivo, perché riaprire la partita come sul gol annullato sarebbe stato molto pericoloso. Bene, allora intanto diamo un po' qualche aggiornamento sui risultati delle partite che si stanno giocando. Siamo nell'intervallo, il Benevento sta vincendo sul Crotone per 2-1, il Frosinone sull'Alessandria per 1-0, Alessandria ha un giocatore in 10, è stato espulso Lunetta. Il Monza sta vincendo sull'Aerossi Vicenza, anch'essa in 10. Espulso De Maio. 1-0. E l'Ascoli sta vincendo a Ferrara con la SPAL per 1-0. Questi sono i risultati, ma c'è anche il Como che sta perdendo 1-0 con il Pordenone. Pordenone che non si arrende. Non si arrende. Il Pordenone che abbiamo visto a Terni è una squadra che ancora se ne gioca tutte. E il Como sembra che stia attraversando un periodo non certo trascendentale, mi sembra, perlomeno ha tante assenze, Ivano. È devastato dalle assenze, 5 assenze, sì, sì, pesanti, tutti 4 titolari, un parlavamo ieri sera, il Como è la squadra più in difficoltà sul piano dell'infermeria unitamente alla Ternana. Tra l'altro martedì a Como
rientra magari dalla squalifica, ma perdiamo, defendi 2-3 turni, vediamo. Vabbè, prenderà 2 turni. 2, massimo 2 turni, perché è capitano. E se è reazione, se fallo di reazione sono solitamente... Secondo me 2 sono sicuri, purtroppo. E poi chiaramente Proietti era diffidato, quindi è squalificato. Però è tornato a Gazzi oggi, no? Qui è tornato a Gazzi, molto positivo. Però insomma, vabbè, a Gazzi è un... puoi contare su di lui, insomma. Quando... Sì, sì, ma è entrato bene anche oggi. È entrato bene, sì. Sì, quando ci siamo messi 3-4-2, sì, ha dato equilibrio alla seconda linea, molto molto bene. Allora, potete continuare a mandare messaggi anche sulla pagina Facebook, per cui continuate a seguirci. E facciamo un po' una... Prima che Alberto ci riepiloghi poi i due gol della Ternana alla Lavagna, no? Ci li fa vedere, ci li descrive, perché al che momento, non hanno visto i nostri telespettatori. Anche perché al momento non possiamo farli vedere, però questa sera alle 23.15 c'è la rubrica. Ma adesso è vietato dai regolamenti. Sì, il regolamento. Alle 23.15 c'è la rubrica proprio con i gol, le interviste, con la sintesi della partita, con Massimo Lauretti che sta lavorando là in redazione di ritorno dallo stadio. E allora, diciamo, facciamo un po' le pagelle? Dai, certo. Facciamo le pagelle, divertiamoci. Iannarilli, Luca. 6.5 perché è una sola parata, ma è la parata che evita alla Ternana mezz'ora di sofferenza inaudita, ed è una parata splendida. Ripeto, tanto bella stilisticamente quanto importante. Alberto, andiamo con... no, ne facciamo uno. Allora, come direi io, come scriverò nelle pagelle di Ternana Time, con i decimali sarebbe da 6,8. Perché a volte una sola parata può essere determinante. È stato fantastico gli Iannarilli. Appunto per quello dovresti dare 7. Minimo 7, Luca, perché può essere una parata. La parata quella decisiva. Bella, cioè, bella. Riapri la partita, 2-1, sai, tu sei in 10, ti afflosci un pochino, ti arrappisci indietro, gli altri prendono coraggio. Coraggio, cioè, quindi no, no, 7, decisivo, minimo 10, 7. Abbiamo convinto 7, sì. Godiamo 7. 6,8. Allora, andiamo con a destra, difendi. Mi dispiace per il capitano, generoso, però non posso dare la sufficienza, 5,5, perché è stato ingenuo. Capisco lo stato del momento del ragazzo, della squadra, stressata, però è stato pericoloso. Grazie, senti, a Dio ci siamo salvati, ma... Senti, 5,5 generoso. Ti faccio una domanda. Ti faccio una Alberto, 5,5 generoso, ci ha lasciato in 10 per ancora una. Siamo... Cioè, io spero che difendi tocchi al più presto le 200 presenze in rosso-verde, che significa prolungare il contratto. Allora, lo considero... io lo considero un ragazzo meraviglioso, un giocatore di qualità superiore. 5, però, francamente... Se tu ci dai 7 agli Iannarilli... Anche perché aveva iniziato bene, tra altre cose. Aveva iniziato bene la mezz'ora. 7-5. Senti, Alberto, ti dico, interrompo un attimo le pagelle. Marco Santucci di De Magistris dice: il 3-5-2 è un modulo perfetto senza il folletto, continuiamo così, sei d'accordo? Sì, cioè voglio dire, per assurdo sì, perché nel 3-5-2 un tre quarti non trova spazio, oppure lo trova da una parte, spesso... Sì, ma se fai 3-5-2 è partito... Oppure può fare l'attaccante. Sì, ma se fai 3-5-2 io non credo che diventerà una soluzione stabile nelle ultime 9 partite, potrebbe essere... Ma tanto Falletti non c'è. Ivano parla di Falletti, senza Falletti, ma anche senza Falletti, dopo devi tenere sempre fuori, che fai, tieni fuori Partipilo o uno da mettinare della Roma? Ah, io non avevo capito bene la domanda, se può essere un sistema di gioco in prospettiva. Esatto, sì, sistema di gioco in prospettiva, certo. In prospettiva intanto, sì. Però, senti, intanto dà la possibilità di farci giocare insieme i due nostri attaccanti, che io li reputo tra i migliori, se non la migliore coppia, perché Donnarumma, Pettinari penso ce l'hanno pochi. Certo, Partipilo che va a fare? Va a fare l'esterno di sinistra, quindi molto offensivo. Chi rimane fuori dei nostri giocatori migliori in quel momento? Se Partipilo riesce a fare il quinto, che non è il suo ruolo sicuramente, però no? Allora, continuiamo le nostre pagelle. Da Defendi passiamo a Sorensen. Lo faccio fare a te, Sorensen, perché vogliamo litigare. Dobbiamo litigare adesso. Sorensen. Allora, ribadisco che non è il mio tipo di difensore centrale dopo la migliore partita in rosso-verde, 7,5. 7,5, vabbè, ci possiamo... giochiamo su qualche altro... 7,5. 7,5 possiamo... Io avrei dato... 8? Però, allora, io per dare 8 devi fare... Lui vuole crolla, il difensore centrale... Sì, lo dicevo prima. Lui dico...
Ma il Nicolò è uno, è conduzione di palla. Ci sarebbe anche Stones nel Manchester City in questo momento. Vabbè, voi parlate del passato. In questo momento ci sono difensori ai vertici del calcio europeo, come dico io. No, però ribadisco, per me è la sua migliore prestazione. Da quando hai il rosso verde 7,5 mi sembra un bel 7,5. Allora Luca dice 7,5. Sì. Alberto, passiamo all'altro difensore centrale, Bogdan. Ma io penso un 7,5. Ah, e poi 7,5 perché una cosa l'ha sbagliata. Il gol sul gol, dice. No, una cosa no. È più errore come No, un'altra situazione. Comunque bravissimo Sorensen. Io l'ho definito sul Corriere dell'Umbria, le pagelle redatte a caldo, il fischio finale, un muro elastico, un baluardo insormontabile. Ragazzi, bravo, più bravo. Di questo, obiettività. Così ci piace. Bogdan Ivano 7, giocatore che si vede poco, fa un lavoro molto sporco sul gol annullato. Io torno un po' lì perché è stato annullato, era fuori gioco. Però lì, come ha spiegato anche il mister, la lettura doveva essere lui che vede l'attaccante che taglia le spalle, non lo vede Sorens, che hanno lavorato i due centrali, si devono essere complementari. Quindi 7, però glielo do. Secondo me posso dire una cosa, prego, in quell'azione Sorensen non ha alcuna responsabilità. Bogdan commette un mezzo errore. Sì, allora Celli invece, Celli per Luca Giovannetti. Celli 6,5, perché è vero che ho sbagliato una cosa a un quarto d'ora della ripresa, si è impappinato in area, ma è anche vero che in un'altra circostanza, dopo la gran parata di Giannarilli, ha sbagliato una matassa. Arroventata, si è immolato su quel pallone. Poi è stato continuo, ha ringhiato come si diceva mezzo secolo fa sulle caviglie degli avversari. Quindi, bene, Celli. Da Celli passiamo quindi a Kotsubias. Alberto ha fatto un lavoro sporco, un lavoro tattico. Ha giocato prima intermedio d'assalto e ci ha fatto il gol perché lui va a rimorchio. E poi, no, quando ha fatto il quarto, noi abbiamo detto il terzino. Lui ci ha detto che ha fatto il quarto. Di centrocampo va bene uguale, quindi ha lavorato bene, un bel voto, un bel 7 più per Kotsubias. Siamo a Proietti, o vuoi fare Palumbo? Dai, ti faccio fare Palumbo a te, perché vuoi sentire Proietti che cosa ne allora pensa. Palumbo sono indeciso tra 7,5 e 8. Non voglio essere condizionato dalla mia venerazione per Palumbo, però oggi ha abbinato qualità, quantità, corsa, generosità, un pizzico di astuzia nel finale quando portava palla aspettando di subire fallo per far respirare la squadra di fronte al pur confuso e poco pericoloso arrembaggio avversario, e poi ha servito l'assist per la rete di Kotsubias. Tutte e due l'ha fatti, calcio d'angolo Palumbo per Donnarumma e l'altro. E quindi direi prima è stato, poi dopo lui e quindi 8 e quindi l'abbraccio con io dai, anche perché si è abbracciato con Bandecchi. 8 per Palumbo. 8 per Palumbo. Palumbo invece Proietti, 7, Alberto. 7 secco. Ha fatto lui anche, ha fatto più un gioco di schermo, di copertura. A volte usciva lui sul Palmiero, che era il centrale dall'altra parte. Poi dopo l'ha spiegato Lucarelli, ci ha mandato proprio Palumbo. Però facevamo, quindi un 7 se lo merita anche lui. Anche perché la squadra, come dice Lucarelli, prima il mister... io volevo dire, e l'avevi detto tu poi Ivano, te l'avevo rubata a te la battuta, quando abbiamo fatto la classifica, il migliore in campo Lucarelli, io ho detto proprio per drammatizzare, per renderla più giocosa, ho detto il migliore in campo Lucarelli magari dopo Palumbo, volevo dire, no? Perché è vero quello che ha detto il mister, che in partita è così, è la squadra che vince, anche chi si è visto meno tipo Proietti. Beh, comunque Proietti poi nel primo tempo... nel cuore del primo tempo è stato anche geometrico, ha dato anche due palle filtranti sulla destra, per intenderci, certo, sotto i distinti A, ha fatto scorrere bene la manovra, è uscito soltanto perché ha ammonito, non per altri motivi. Luciano Minicucci dice ci voleva. Allora siamo a Partipilo Luca. Partipilo 7, tanta roba. Tanti spunti, tanta adrenalina, alcuni spunti palla al piede pregevolissimi. Tra l'altro è andato al tiro a pochi minuti dalla fine, quando era stremato dopo una gara. Ma è ripartito su ritmi fortissimi. Ha dato la palla a conduzione palla, ha fatto 30 metri, poi quando è uscito il centrale l'ha messa per Mazzocchi. Io penso il voto spetta a te, però anche lui rientrava dal Covid. E se rientri dal Covid, l'ha detto anche il mister, fisicamente non puoi essere al top. Però allora, Donnarumma
8 hai fatto l'assist. Ma allora Palumbo che è il migliore in campo quando gli dai? 8 più. Okay. Però è stato decisivo anche Donnarumma, perché bene, è un giocatore. Poi dopo lo vedremo anche in occasione del gol, stavamo rivedendo, io avevo un dubbio, ma è lui che mette quella palla in profondità su, per Palumbo. Per Palumbo che taglia in orizzontale, poi dopo lo vedremo. Allora, vabbè, dopo ci sono coloro che sono entrati in campo, allora... Ragazzi, sei e mezzo. Ragazzi, sei e mezzo, poi abbiamo Salzano. Beh, 7 minuti. Ma ha fatto anche un paio di cose benissimo, buone tra le due panchine. Ha fatto quello che doveva fare. Si è messo lì, gestiva palla. Via di te. Per Consulias mi sembra si è messo a fare l'esterno. Sì, sì. Ci siamo. Vabbè. Vabbè, però l'ha limitato caso. È un po' 6. Sei, vabbè. Luca, sei è la sufficienza, Luca, non no, è no, una sufficienza piena. Io sì, quando sì, la scuola prendevo 6 andava bene. Ti fai salti. Non ero come te, che tu eri in secchione. Io al ginnasio pensavo... prendevo tutti 9, tranne le materie scientifiche. Che parlava, diceva Giorgio Padega, che stiamo a parlare. Quindi... Infatti è di manicata, da liceo, non ci sta niente da fare, è da insegnante da liceo classico sicuramente. Poi prima dobbiamo essere sinceri. Mazzocchi bene, Mazzocchi è l'altro che secondo me sente la porta, aveva fatto gol anche oggi. Anche bello. Aveva fatto un bel gol, un bel diagonale su quella palla lì in finale, quindi è uno che c'ha gamba, dice il mister, 7. Va bene, allora senti, tu intanto anche il dignitosissimo bagaglio tecnico, magari non ha tenuto un paio di palloni che avrebbe potuto tenere, ma insomma, è entrato con grande generosità. Allora, passa dietro le telecamere, dietro le telecamere, raggiungi la tua lavagna, e io intanto leggo qualche messaggio, Elisa Sgrezzutti dice, le decisioni arbitrali ci sfavoriscono sempre, è un dato di fatto. Francesco Grazietti, Luca, ieri sera avevi parlato di questo Lorà. Gaetan Lorà aveva iniziato bene, ma aveva messo subito paura, ma aveva messo dice Luca, il francese non ha beccato palla, tanto fumo, niente arrosto. Beh, insomma, intanto nel primo tempo l'unico tiro nello specchio della porta, anche quella è una buona parata di Iannarelli, l'avevo dimenticata, certo. Un bel diagonale da posizione decentrata ha chiamato in causa severamente il nostro portiere, poi si è reso protagonista di alcuni buoni spunti. Io non sono d'accordo con questo parere. È un tuo amico, secondo me è stato, sì, lo saluto cordialmente, secondo me nel Cosenza si sono salvati lui, l'Arriveri che ha segnato il gol annullato per altro giustamente, e a mio avviso un grandissimo scitum. Sì, è vero. Ennio Alunni, per il resto male il Cosenza. Grande pure Iannarelli, dice Ennio Alunni, l'abbiamo sottolineato. Sì. Buona serata, dice Alfio Volpi, aspettiamo la conferenza stampa di Bisoli. Purtroppo... e aspettare inutilmente, non c'è stata conferenza stampa di Bisoli. Riccardo Pozzolino, un plauso va a Iannarelli, parata fondamentale in un momento topico del match. Alfio Volpi, per chi avesse ancora dei dubbi e lo mettesse in discussione, Iannarelli decisivo anche oggi, miracolosa la parata con la mano di riporto quando era già spiazzato, per me solo quella vale un 8 in pagella. Sai che cosa mi ha ricordato? Una parata contro le leggi della fisica con la mano di ritorno di Gillet nel Monza, sotto la San Martino, una parata incredibile su colpi testa, non ricordo di chi, partita che pareggiammo, e mi ha ricordato quel tipo di... perché lì c'è istinto e tecnica in quella parata, bravo Iannarelli. Poi Leonardo Ponti, beato te Daniele Minutillo, io da Bergamo sono sceso in due occasioni, Benevento e Cremonese, meglio che resti da ste parti. Giustamente, sono due volte. Beh, allora io simpatizzo per l'Atalanta, simpatizzo, tifo solo Ternana. Insomma, l'ho vista 7 volte, 5 sconfitte, un pareggio e una vittoria a Napoli, insomma. Antonio Cosetto, buenas tardes, dice, io non in spagnolo, sta in Spagna, quindi vabbè, soddisfatto per aver battuto Bisoli. Lo dice in modo simpaticamente ternano, gli abbiamo dato sulle orecchie, senza offesa, assolutamente. No, sarà una, è una metafora, sì, una cosa... che vuole essere simpatica, sì. No? Morena Costanzi dice, bella partita che ci regala 3 punti che valgono oro, Ianna anche oggi ci ha messo del suo, peccato per Defendi, ingenuità non da lui, e comunque l'avevo detto che le fere abbattevano i lupi, sempre forza fere. Fosco Pierzante, ma scusate, avete visto bene l'azione dell'espulsione di Defendi? Sì. Sì, sì. Sì, sì. Prima lui
prima lui ha preso una testata sul petto e poi lui gli ha dato uno schiaffo sulla schiena. Io non l'ho vista. No, veramente è col pugno chiuso, è assolutamente rosso bordeaux, rosso cremisi. Cioè l'avversario può essere ammonito nella circostanza, perché poi la testata gliela rifila sul petto, ma potremmo anche pensare che lo faccia sullo slancio, in un eccesso di foga. Defendi, purtroppo vai espulso. Sì, ha preso un calcetto, Defendi da caso. Devo dire che è un provocatore, è stato, Da quel punto di vista ha assunto un atteggiamento non solo in quella circostanza. L'ultima, e poi andiamo da Alberto Favilla, Sergio Costa, pettinario rientri per Como? Sergio, non sei stato attento fino adesso. Abbiamo fatto un'intervista lunga con Alessandro Loreti, appunto dalla Liberati, e ha spiegato tutta la situazione di Pettinari, il tecnico rossoverde. Ha provato prima della partita, purtroppo un affaticamento al polpaccio, ha consigliato il tecnico di non rischiarlo. C'è da segnalare che però gli esami ecografici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno dato un responso negativo, per cui... Negativo significa assenza di lesioni. Assenza di lesioni. Per cui il giocatore sarebbe disponibile anche per martedì, però il tecnico vuol vederci chiaro, vuole essere prudente, perché perdere un giocatore ora significa perderlo per 40 giorni, per la fine del campionato. Per cui potrebbe anche magari essere convocato e restare in panchina, esatto. Salvo proprio, come dire, necessità stringenti. Una domanda sul gol annullato a Donnarumma: Partipilo era in fuorigioco perché fatto cadere, non mi sembra che tocchi la palla. Luca, forse. Tu? Non so chi vuole, io non ho visto l'azione, quindi non posso essere. Se lui, la situazione di offside viene determinata dalla sua caduta. Poi, se tocchi o meno la palla, francamente, noi qui siamo senza rete, nel senso arriviamo direttamente dallo stadio senza aver visto le immagini. Su questo, però, ho dimenticato colpevolmente di chiedere lumi a Marco Crisostomi, che non solo conosce il regolamento, ma ha occhi di falco. Marco vede cose, cioè le decodifica pure, ma in primis sì, le vede. Sicuramente, però, come dici tu, successo al Milan con Giroud, stessa situazione, è fuori gioco. È fuori gioco di posizione perché è sdraiato il giocatore della Verona, certo. E sta con il corpo in fuori gioco. Bene, allora andiamo da Alberto che ci fa vedere la dinamica dei due gol. Sì, il primo, quello di Kutsubia. Sì, allora sono alcuni break decisivi sempre per le persone che ci hanno visto, che stanno vedendo a noi e che ancora non possono vedere le immagini. Primo gol, 29esimo del primo tempo, mi sembra, siamo intorno alla mezz'ora. C'è questa palla nello spazio di Donnarumma per Palumbo. Qual è l'importanza dei nostri centrocampisti? Che si buttano, Palumbo, Kutsubias, si buttano, loro scalano male per linee orizzontali i tre difensori, quindi non vanno a scalare e troviamo quella zona franca. Palumbo è eccezionale perché attacca la porta e poi con un interno sinistro mette la palla dietro per Kutsubias, che arriva, che con un piattone forte lo infila alla destra. Guarda lo sviluppo magari... Eccola qui, palla a Donnarumma che mette questa palla profonda nello spazio. Palumba tagliato, prende la palla, mi sembra... Praticamente sotto la curva est. Va sotto la curva est, mi sembra che nemmeno di solito quando il gesto tecnico, un tocco, uno e due dietro. Io credo che lui la mette di prima. È ancora più eccezionale perché proprio con l'interno sinistro la rappiona e la mette dietro. I difensori vanno dietro invece di salire, vanno dietro e Kutsubias che arriva al rimorchio, questo è importante. I due intermedi della Ternana sono tutti in fase d'attacco e Kutsubias infila con il piattone, infila il portiere. Questo è il 29esimo. Che non è irreprensibile. Ah, ma quella è la porta. Questa è la porta, Corito. Eccola qui. Infatti, mi ritrovavo. Palla nello spazio di Donnarumma, sì, sì. Palumbo catagliato. Sì. Sì. Si gira, palla messa dietro, sì. Kutsubias in traina e poi okay. Dicevo, l'importanza dei due interventi della Ternana sono tutti in fase di attacco. Gioco propositivo della Ternana. Però posso dire una cosa, noi siamo molto cavillosi nell'analizzare gli errori che commettiamo in fase difensiva, vedi quello che è successo. Gli altri fanno ma anche lì come si muovono i centrali del Cosenza? Malissimo, perché non scalano per linee orizzontali, non vanno, nessuno scala, perché con palla in quella posizione devono scalare i tre e si deve allineare il quarto dall'altra parte. Contrapposto. Mentre quando la palla è bassa e centrale si allineano su bene. Ti leggo un altro messaggio, nel frattempo leggo quello di Francesco Pettini, oggi una prova maestosa di Sorensen, ottimo, ottimo Palumbo, superlativo Iannarilli, gli altri sufficienti. Questo è Francesco Pettini. Mia Hela, Lady Miki Stupu, quando ci sono io allo stadio la Ternana non perde. Allora
fatti presente, facciamo fare un biglietto omaggio a Tenaro, diciamo, si porta fortuna. Tra l'altro c'erano 2698 spettatori oggi, sì. Praticamente però... 2700, ne mancavano due per arrivare al 2700, sì. Sempre pochi, ma visto che siamo scesi 5 volte sotto i 2000, direi un piccolo segnale incoraggiante da parte della tifoseria. Maurizio Bonifazzi scrive: Iannarelli è un mostro, non si sa come l'ha presa. Prego Alberto. Sì, secondo break, veloce. No, vai, io mi canto. Angolo palumbo, va sulla palla, mette questa palla e qui è bravissimo Donnarumma a giocare d'anticipo, attacca la palla, brucia sul tempo il suo difensore, poi fa una torsione del busto, si gira e infila il portiere, un gran gol. Lui è troppo bravo, dico troppo bravo, perché a volte qualcuno si stupisce dei gol di Donnarumma, perché non è un giocatore molto appariscente, però sente proprio, sa dove va a cadere quella sente palla, la porta, sente la porta, lui fa quel passo, lo rivedremo dall'immagine, fa un passo in avanti, poi viene dietro il difensore, quindi si stacca dietro, poi lo va a attaccare, quindi colpisce, la gira di testa quasi indisturbato e fa un gran gol. Questo è il secondo break, siamo, mi sembra, intorno al 42esimo, intorno al 42esimo messo 29, il terzo break, il gol annullato, dicevamo prima, poteva essere, ci sono due momenti fondamentali in cui la Ternana ha rischiato di vedersi riaprire la partita. Una è la grande parata di Iannarelli, break numero 4, straordinaria, perché il giocatore viene preso in controtempo, sta andando da una parte, colpisce di testa e lui fa uno scatto di reni clamoroso e riesce a smanacciare quella palla, parata decisiva. Il gol annullato a loro, prima l'ha spiegato il mister, una palla messa in mezzo, su palla laterale, io lo dico sempre, i giocatori più che cercare la linea devono cercare più la diagonale. Io ho visto... Non stare in linea. Cioè dobbiamo non stare... in linea orizzontale. Esatto. Quindi se loro se stavano così, e poi la lettura, giustamente Sorensen, che gliel'abbiamo chiesto, Sorensen non vede il giocatore che gli ha le spalle, che gli sta tagliando, certo. Lo vede Bogdan. Quindi l'errore più grande, se c'è errore, è di Bogdan. Ma può darsi pure, e questa è la nostra lettura, se Bogdan ha fatto 1,90 m, è quello che doveva fare, l'ha lasciato in fuori gioco. Però qui abbiamo il... Quindi, scusa, ha fatto una grande cosa facendo un passo in avanti con estremo coraggio per mettere in fuori gioco. Non ho visto il passo, quindi ho detto che sul gol, e l'ho domandato anche al mister... Poi io non ho visto il passo in avanti, ho visto che questo la butta di testa, ha fatto gol. Va bene. Alberto, allora, una cosa solo al volo. La Ribery avrà anche 38 anni quasi. Chi, scusami? La Ribery, il centravanti argentino. Però quello è un gol annullato giustamente, ma davvero bomber. Questo è uno che ha segnato 110 gol in carriera, me lo ricordo 10 anni fa nel Cagliari. Insomma, da attaccante vero. Sì, è vero. Ha fatto il movimento giusto. Alla Donnarumma. Sì. Allora, leggiamo questo messaggio. Volevo sentire dalla regia, per cortesia, se mi dite se abbiamo la pubblicità e se dobbiamo mandarla e quanto abbiamo prima di chiudere, in modo che ci possiamo anche regolare, no? Un messaggio di Lauretta: buonasera Ivano e tutta la redazione, anche se è difficile, malgrado le diverse assenze continuiamo sempre a sognare con le magiche fere, magari da qui alla fine del campionato non è da escludere qualche lieta sorpresa. Cari saluti, Lauretta. Allora, andiamo lieta sorpresa in ottica futura classifica? Penso, quindi potrebbe essere una rincorsa in zona playoff, non lo so. Credo che sia questo. Sì, però... sarebbe bellissimo, certo, però... in questo momento è complicato. Forse la Ternana potrebbe anche sbloccarsi, no? Quando raggiunge questa benedetta quota salvezza. Giocare con la forza dei nervi distesi. Volevo dirvi una cosa, abbiamo 10 minuti? Allora, questi 10 minuti datevi da fare, messaggi, eccetera. Pagina Facebook di Ternana Time, oppure il numero che vedete in sovraimpressione di AM Terni Channel. Ricordo, canale 210, il digitale terrestre, questa sera alle 23:15. Potete vedere le immagini del match, gli highlights, le interviste in un servizio appunto di Massimo Lauretti. Rivediamo l'orario, Ivano? 23:15. Ecco, ricordatelo perché è bello, certo, no? Sì. Andarsi a rivedere la sintesi. Sì, perché poi va fatto regolarmente, nel senso... Certo. Se vuoi essere... Nel primo momento in cui il regolamento lo consente. Esatto. Sì, Massimo sta lì con l'orologio, appena sono le 23:15, parte, schizzato.
Allora, andiamo avanti con chi era? Poi c'era, vediamo, c'era, l'avevo visto. Ah, c'è Max Agost della partita contro il Monza che ha poc'anzi menzionato Giovannetti. Ricordo anche un Eurogol di Bresciani con tiro al volo dalla tre quarti di campo. Sì, sì, sì. Io questo sì. Non me lo ricordo. Sì, però, sì, sì, no. Sì. Che giocatore Bresciani, quanto era forte. Allora, Micaela... Bravissimo Lenti. questo no, sì, bellissima questa notazione. Stefano De Santis, vediamo un po' Stefano. Dice anche oggi uno con una squadra più coperta in difesa sono arrivati 3 punti. Inutile tentare di fare il bel gioco quando non si hanno i calciatori per farlo. Vabbè, la Ternana non ha i calciatori per fare un po' certo che gioco. Ce l'ha, ma no, certo. Sì. A pieno organico la Ternana avrebbe potuto sviluppare diciamo un tipo di calcio tra i più belli e gradevoli del campionato. Noi abbiamo un tasso tecnico da... Quando giocavamo da parte sinistra della classifica, certo, tranquilla. Sì, certo. Purtroppo siamo stati falcidiati da infortuni, squalifiche, Covid, episodi sfortunati, arbitraggi obbrobriosi, di tutto, di più. A me non è piaciuto neanche l'arbitro di oggi. No, l'avevo visto molto meglio in altre circostanze. Chiacchiera troppo, anche a sproposito. Sì, ma poi scusate, non incide sul risultato, nessuno se ne accorge, tranne Marco, che ha fatto l'arbitro fino all'eccellenza. Ma lui non può per andare a rimproverare un giocatore, interrompere l'azione e poi scodellare. Cioè, non si fanno, cioè... c'ha qualche rilevanza? No, ma è un errore tecnico. Certo. Francesco Grazietti scrive: emozionante anche il messaggio al presidente con relativo striscione di 40 metri. Oggi giornata perfetta. Luca Paris, ancora una volta, errore imperdonabile di Defendi che ci poteva costare lo svolgimento in positivo della partita. Imperdonabile da un giocatore di esperienza come la sua. Sì, adesso però magari non demonizziamolo nel senso sbagliato. Però credo che se ne sia reso conto anche lui, però non possiamo sicuramente tacciare, no? Perché anche Caso è stato molto aggressivo, cioè è proprio la squadra di Bisoli che è così, loro ti aggrediscono, ti provocano, e lì lui ha fatto una reazione non giustificata, però può accadere, ma è un errore grave perché vuoi compromettere una stagione. Certo, loro ci devono pensare, sono dei professionisti e ci devono pensare. Sì, facciamolo, vediamolo, no? Lo vediamo lo striscione, in modo che io ringrazio intanto Luciano Nevi insieme a tutti i ragazzi in regia. In regia ho visto Lorenzo, c'è Filippo e prima abbiamo visto anche, cioè abbiamo visto, è stato con noi Roberto Vallerignani, era qui dalle 13. Allora, siamo un po' nella fase finale, vediamo un po' questo striscione. Intanto l'Alessandria in 10 perde 2-0 a Frosinone, il Vicenza in 10 continua a perdere 1-0 a Monza, il Pordenone continua a essere in vantaggio 1-0 sul Como, quindi diciamo se ci guardiamo alle spalle, e credo che ancora per qualche settimana sia saggio farlo, almeno certo, per qualche settimana, se ci guardiamo alle spalle sono risultati favorevoli. Allora io dico questo, io ho riflettuto molto in questi giorni, no? Io lo dicevo prima con Alberto, dicevo a me è sembrato esagerato chi ha definito questa ognuno vuole dire le proprie considerazioni, fa le proprie valutazioni, però mi è sembrato un po' esagerato aver definito questa partita come una sfida salvezza. Come trovo, voglio dire, esagerato oggi pensare a qualcosa di diverso della salvezza. Nel senso, hai conquistato 3 punti importantissimi per la classifica. 3 punti che ti fanno respirare, che ti fanno riprendere coscienza nei propri mezzi. Ma non ti devono esaltare, perché la salvezza ancora non ce l'hai. Quindi, no, a livello matematico. Nel momento in cui poi ottieni la salvezza, sì, ti puoi, diciamo, sbizzarrire verso altri obiettivi, ma oggi come oggi devi rimanere concentrato, umile, operaio, certo, eccetera. Su questo quando è tagliato il traguardo, eventualmente guardi in avanti. Certo. A proposito di guardare in avanti, espulso il terzino sinistro Iannou del Como, che è anche forte, che quindi ovviamente salterà la gara di martedì contro la Ternana. Quindi ci saranno due squadre le più rabberciate del momento nel torneo cadetto, le più falcidiate da squalifiche e infortuni. Ecco, per esempio domenica con sabato, quando si gioca sabato? Martedì a Como. Ah già, martedì dopo domani, quindi... Dopo domani, sì, fra 3 giorni. Secondo me pettinare è difficile, che lo, nel senso col ma viaggio io non lo rischierei. Col viaggio di mezzo non credo che... Ma ricordatemi una cosa su Donnarumma poi, Anche perché... Volevo dire...
che... Anche perché il polpaccio è un muscolo innervato. Cioè, quello è il tricipite surale, quello lì è un muscolo delicatissimo. Molto irrorato, molto irrorato. Sì, irrorato, e quindi anche se non c'è, c'è stata rottura di capillari, come ci ha spiegato il mister, anche una semplice distrazione, sei lì, sei borderline, o di qua o di là, rischiare... Perché rischiare? Se sta bene Donnarumma... Lo fai allenare a Terni e cioè, sabato è pronto per... Se sta bene Donnarumma... Quindi, come vedete, non è, come io erroneamente pensavo prima del match, in buona fede, non è un riacutizzarsi del problemino e afflizione che aveva, ma stavolta è un affaticamento... L'ha detto il mister, perché l'ha spremuto, perché ha giocato tanto, ha tirato la barca tra tante domeniche. Anche quando era... Cioè, domenica scorsa si vedeva che alla fine non ce la faceva più, cioè, però... Mi ha fatto piacere, Ivano, quello che ha detto il mister su Pettinari, una grande stima, sì. Io queste cose le colgo perché ho fatto l'allenatore, quindi capisco. Diciamo, ci ha messo del suo, ci ha messo di, ci ha messo tempo, del suo anche Pettinari. Anche Pettinari, che forse è un tipo, forse i limiti, non so, io non lo conosco. Sì, questo no, ragazzo, se il carattere. Però adesso il mister lo reputa proprio un giocatore che sì. Fa, ha detto la differenza. Sì, l'ha detto. Quindi questo anche per in prospettiva è un giocatore su cui la terna qui è anche onestà intellettuale, no? Assolutamente. A meno di dirlo, assolutamente, cioè, no, se hai pensato... che qualcuno avrà pensato e perché prima infatti, è la domanda che si saranno fatti in tanti. Allora c'è un altro messaggio, dice: ora 4 punti nelle prossime due partite e poi ci divertiamo. 4 punti, 37 più 4, 41. Sì. A quel punto a 7 partite dalla fine sei virtualmente salvo e puoi giocare con la forza dei nervi distesi e poi si vedrà. No, dicevo, volevo chiedervi su questo, perché non so se è una mia impressione. Mi è sembrato Donnarumma, rispetto a quando correva, ma sembrava non arrivarci mai, no? Sembrava più frizzante, sembrava corresse col freno a mano tirato. Adesso invece oggi ho visto una corsa più rotonda, ma non perché ha fatto gol, credetemi, insomma, non sto dicendo così, perché ha fatto gol e sto il gol era Luca che sa tutto di Donnarumma. Beh, in questo campionato è il decimo. È il decimo gol. Senti, e ha saltato qualche partita, eh? Ma è così, e ha sbagliato due rigori. Due rigori. Senti, ma dicevo Alberto, è così, sì, anche più rotonda rispetto sì, a sì, sta meglio fisicamente, più frizzante, più sempre orientato verso la porta, ma soprattutto fisicamente. Altro fatto, non ne abbiamo parlato, ma la Ternana in 10 ha finito all'attacco. Sta bene anche fisicamente. Beh, ma ci ha giocato non solo 45 minuti, giocato 60 minuti, 60 minuti, che è stato al trentesimo, mi sembra. Sì. Quindi no, no, a proposito di Donnarumma, a me è un giocatore che, ripeto, a molti piace poco perché non ha le giocate, non ha probabilmente la tecnica di Pettinari, non è un giocatore, però lui nel gioco corto dentro l'area di rigore è fenomenale. Io continuo a pensare che siano la migliore coppia di attaccanti del campionato, la migliore, anche perché ottimamente assortita. Sì, posso. Vabbè, però attenzione. Anche Boda Strefezza non male, Sì, però Strefezza è proprio un esterno. Io parlo proprio di due punti centrali. Allora, noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo per la parte proprio finalissima. Approfittate, altri un paio di messaggi e poi togliamo, come si dice, togliamo le tende e lasciamo, però ricordatelo, 23:15 highlights. Da M Terni Channel, canale 210 il digitale terrestre, ci saranno gli highlights, le interviste e la rubrica curata da Massimo Lauretti. Linea alla regia. Il Punto Elettrico apre le porte del suo nuovo punto vendita all'insegna dell'innovazione, con vasta esposizione di materiale elettrico, illuminazione ed elettrodomestici. Vi aspettiamo in via Beccaria, 15-17 Terni, 0744-425865. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974, amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi, meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. Io sono la signora Concetta dello Scugnizzo.
e vengo nei quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nato e sono cresciuto, però pure te non mi piace. Venite a trovare, trovate la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce, il vongole, il babà, primo padrone dello Scugnizzo. Venite allo Scugnizzo perché avere la pizza napoletana. Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa in Via Benucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. Università Cusano, l'Ateneo di Roma che unisce tradizione e innovazione, lezioni online e in presenza. Gestisci il tuo tempo al meglio e investi nella tua formazione. Oltre 35 corsi di laurea, più di 200 master, iscrizioni sempre aperte e un campus a Roma di 54.000 metri quadrati. Biblioteca, palestra, mensa e bar, laboratori didattici. Pensa in grande, scegli l'eccellenza accademica, scegli l'Università Cusano. Matrana Ternana Store. Presso il nostro punto vendita troverai, oltre al merchandising della Ternana, tutto per il calcio, calcetto, volley, padel, running, tempo libero. Si effettuano forniture sportive per società ed enti. Matrana Ternana Store, via Cesare Battisti 171 a Terni, telefono 0744 306589. Allora, ci siamo nuovamente, parte finale della nostra trasmissione, il Como pareggiato, Sergio Costa dice meglio così, almeno sono meno arrabbiati, lo pensa così anche Alberto Favilla, un po' meno Luca, Michi... No, anche perché il Pordenone ha 12 punti, anche se vinceva a 15, francamente non ci riguarda più il Pordenone, invece il Como è lì più o meno in posizioni di classifica vicine alla nostra, però... non possiamo neanche gestire i risultati delle altre partite, che complessivamente, ripeto, in ottica salvezza, voglio dire salvezza anticipata, sono positivi, perché Frosinone Alessandria 2-0, Alessandria in 10, Monza Vicenza 1-0, Vicenza in 10. Ok, allora andiamo... Benevento Crotone 2-1. Ha riaperto... no, era 2... 2-1, 2-1. Era 1-1, poi ha risegnato il Benevento. Allora, volevo solo... abbiamo da farvi vedere... e ascoltare, credo, l'audio dello stadio. Abbiamo parlato della dedica che c'è stata appunto a Bandecchi. Dalla regia ora ci proporranno lo striscione che è stato dedicato alla presidente della Ternana e il relativo audio, credo, dello speaker che ha letto praticamente il messaggio del centro coordinamento Ternana Club. Allora, linea alla regia per la messa in onda di quanto detto. Questo vuole essere il nostro modo per esprimere la gratitudine, la stima e l'affetto al presidente, all'imprenditore e soprattutto all'uomo. A breve sarà ufficialmente nostro concittadino. Per noi che questa iniziativa abbiamo promosso lo è già da tempo. Per tutto quello che ha dimostrato con i fatti per la città, per i ternani, in particolar modo quelli più in difficoltà, per la squadra. Vogliamo ritenere questo un passo di un lungo percorso che veda sempre più radicato tra di noi il suo impegno imprenditoriale per il bene di Terni e della nostra amatissima Ternana. Terni ringrazia Stefano Bandecchi. Grazie.
ovviamente saluta tutti i settori dello stadio Libero Liberati. Bene, allora siamo proprio in chiusura. Vi riepilogo un po' gli appuntamenti. Alle 20 c'è il TG con alla fine della parte sportiva con le interviste e i risultati, insomma tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di Serie B. Mentre alle 23.15, come vi dicevo, c'è un TG Flash alle 23, ma alle 23.15 ci saranno poi gli highlights, le interviste, insomma un bel servizio a M Terni Channel, insomma per seguire la Ternana. Avete tutte le opportunità per seguire l'FR, per saperne di più su quella che è stata la giornata in rosso verde. Io ringrazio Alessandro Laureti e Marco Crisostomo che dalle Liberati ci hanno effettuato un buon servizio, ci hanno proposto interviste con Lucarelli, con Sorensen e con Kotsoukias. I ringraziamenti naturalmente ad Alberto Favilla e a Luca Giovannetti. Il ringraziamento ai tecnici, ovvero a Lorenzo e Filippo, oltre a Roberto Valerignani. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito e speriamo insomma di avervi fatto una buona compagnia. Noi ci abbiamo messa tutta, speriamo di esserci riusciti. Per quanto ci riguarda, sì, Luca. A 2 minuti dalla fine, Frosinone Alessandria 2-0, Monza Vicenza 2-0, raddoppia quindi la compagine di Brianzola. Pordenone Como 1-1, espulso Iannou, il terzino sinistro cipriota del Como, Spalascoli 1-1, Benevento Crotone 2-1. Bene, quindi risultati tutto sommato buoni. Quindi ringraziamo tutti voi e per quanto ci riguarda ci vediamo lunedì sera, sarà un altro programma di commento e di prospettiva per la partita del giorno dopo, quella della Sinigaglia di Como. E domani sera Bar dello Sport alle ore 21 con Luciano Nevi in conduzione. Tutti voi la più cordiale buona serata da AM Terni Channel. Alla festa voglio il mago pistacchio, la macchina del popcorn.